Allora, questa sera incomincia l'edizione 2012 del Trieste Science Plus. Io non riesco mai a dirlo, Daniele Terzoli. Facciamo Trieste Science Fiction, È meglio. ma per i telespettatori io continuo a dirlo, il buon vecchio Festival della Fantascienza. Ok, allora, noi abbiamo già parlato la scorsa settimana, però insomma giova riparlarne un po' perché è comunque un appuntamento. È un appuntamento a cui Trieste tiene molto, no? Voglio dire, io mi ricordo quando il vecchio festival fu cancellato, fu sentito come una specie di, come quasi un vulnus per la comunità culturale Ma è triestina. una manifestazione che si era molto radicata sul territorio, tant'è che comunque libri di fantascienza e film di fantascienza a Trieste hanno in proporzione un pubblico più ampio delle altre città italiane. Sicuramente una parte del pubblico nostro è composta anche da chi seguiva il festival già quella volta. Parlavo proprio questa mattina con un vostro collega, insomma, che mi diceva io dal 63 non ne ho perso neanche una, sia Accidenti. nel primo ciclo che nel secondo, quello che abbiamo cominciato nell'anno 2000. È una manifestazione che poi negli anni credo che abbiamo saputo rinnovare anche con il pubblico più giovane, con gli studenti dell'università e anche forse con una rinascita o seconda affermazione del cinema fantastico proprio negli anni 2000. Penso alle due grandi trilogie del Signore degli Anelli di Guerre Stellari, peraltro Signore degli Anelli con un'appendice in arrivo Ma è con... No, una? Insomma, di sembra saranno tre. nuovo tre. Vabbè, insomma. Ma insomma, un settore, un genere che soprattutto grazie alle nuove tecnologie, al digitale, ha saputo rinnovarsi sia nei blockbuster e quindi nei film più spettacolari ad alto budget, sia anche nella possibilità di creare prodotti intelligenti a basso costo nella forma di cinema indipendente. Ma c'è un, non so se poi ve lo ponete voi nella selezione dei film, oppure c'è un confine, diciamo così, dentro il quale è meglio rimanere quando si parla di fantascienza, eccetera, oppure no? C'è un Intendo, Twilight, confine, cos'è per dire? io credo sia al confine tra il fantasy e l'horror. Ok, tanto per. Anche se ho alcuni dubbi, ti spiego il mio punto di vista. Quando il fenomeno del vampirismo non è legato tanto a un fatto soprannaturale, quanto passa per contagio, e quindi attraverso una situazione invece molto naturale studiata dalla medicina, io non lo so qual è il confine Qual è il confine, tra giusto? sovrannaturale e quello che può rientrare nella science fiction, che è un genere che si è allargato nel corso degli Certo, anni. sì. Quella ortodossa degli anni 40-50 era legata sempre a degli elementi tecnologici, scientifici molto precisi. Poi, tra fantascienza sociologica degli anni 50, fantascienza psichedelica, la rivista New World, i testi di Ballard, le Sì, contaminazioni con il siamo in. E fantasy, Spielberg e Lucas, insomma, la deriva è stata ampia in tutte le direzioni. la televisione da qualche anno molte sono le serie televisive, non soltanto di fantascienza pura, pensiamo, non so, a cos'è, Battlestar Sì, Galactica, infatti. Star Trek, eccetera, però Eureka, per esempio, è una serie un po' anche là, un po' al Sì, confine, insomma. sicuramente, ma anche insomma quelle più seguite, True Blood True Blood è bellissimo. oppure Lost, È rientrano in vero. qualche modo. La televisione è un settore che meriterebbe sicuramente di essere affrontato a sé stante rispetto a quello che è il panorama cinematografico. Ok, chiuso per il momento il capitolo Festival, parliamo però di quello che sta succedendo nel comparto, diciamo così, culturale regionale. Voi avete dato vita la scorsa settimana, voi nel senso. Tutte le associazioni, tutte le realtà che si occupano di cultura in regione, quindi chi fa teatro, chi segue le manifestazioni cinematografiche ed altro, a Udine c'è stato un primo incontro per far sentire la propria voce contro i tagli regionali del settore. Tagli che peraltro sembrano parzialmente in via di rientro, perché questo tesoretto che è saltato fuori la scorsa settimana, parte di questo tesoretto verrà impiegato, si dice qualcosa come 7-8 milioni di euro,
proprio nel settore. Qual è lo stato dell'arte attualmente per quanto vi riguarda e anche appunto per quanto riguarda il settore della cultura nella regione? Ma è una situazione molto complessa, anche perché ricordiamolo, la regione è sempre stato il motore principale dello sviluppo delle attività culturali in questa regione, dal 1981 in poi con la legge 68 e poi anche con successive leggi di settore come la legge cinema. C'è già stato un taglio consistente anni fa, nel 2009 le risorse sono calate più o meno del 25%. Si parlava a fine novembre di un taglio ulteriore del 50% che avrebbe concretamente messo in ginocchio il comparto, settore, il settore, ma noi siamo convinti che le risorse vanno reintegrate almeno ai livelli del 2012 e anche per il prossimo anno. La cultura è un settore che merita attenzione in termini di sviluppo, in termini di investimento, proprio per permettere alle realtà di pianificare, di progettare quelle che sono le loro manifestazioni e anche quindi di investire al meglio le risorse a loro disposizione. Questo ovviamente richiede certezza nei contributi, sì, certezza nei tempi di erogazione. Anche perché manifestazioni come la vostra, però per esempio anche una stagione teatrale, si preparano, esatto, con un notevole anticipo, quindi uno deve anticipo. Sapere anche quanto ha a disposizione, quanto ha in cassa. Spiega un attimo, Daniele, la questione dei cosa significa e cosa si intende per tagli lineari, che è un po' su questo che molti, cioè che tutti quanti dicono, vabbè, saremmo anche disposti ad ulteriori sacrifici, però non a tagli lineari. Qual è il concetto di taglio lineare? Molto semplice, significa che il taglio è della stessa entità per tutte le realtà del settore, cioè qui si parla di tagliare del 50% tutte le realtà, dai più grandi teatri alle associazioni culturali più piccole che stavano anche nelle tabelle. Quindi questo dà l'idea cioè non è un taglio del 50% del fondo, che magari poi potrebbe essere proprio tutti quelli che, insomma, chi riceveva due riceve uno, esatto. Con tutto quello che ciò comporta. Mi pare che ci sono due manifestazioni, poi io non so se le manifestazioni sono organizzate, diciamo, compattamente, però per esempio so che c'è qualche cosa già sabato mattina. Sì, infatti, in poi andiamo, no, sì, non sono slegate, ah, ma sono slegate. Insomma il settore è in fermento da tutti i punti di vista, anche perché veramente rischia il collasso nel caso in cui ci siano dei ridimensionamenti consistenti. E poi c'è una seconda invece nella giornata dell'11. Martedì, sì. Davanti al Consiglio regionale, sì, no? Infatti. E per quanto riguarda invece, così chiudiamo, se sai, ci sono novità per quanto riguarda Film Commission? Là com'è la situazione? Anche là un po'... Ma so che se ne doveva parlare anche proprio oggi in Consiglio regionale. Noi siamo fiduciosi su tutto, nel senso che riteniamo che le nostre siano posizioni assolutamente ragionevoli rispetto a quello che abbiamo dimostrato di produrre come comparto a tutti i livelli nel corso di questi anni. C'era un articolo recente di Le Monde, parlo proprio di questa settimana, in cui si parlava della cultura come di una delle possibili risorse capaci di traghettarci fuori da questa crisi, riguarda l'Europa ovviamente. È anche vero che molti paesi in crisi proprio investono in cultura, infatti, tra l'altro. E per chi volesse anche capire quella che è l'importanza comunque della Film Commission, sta uscendo, esce tra un mese, no? Il film di Tornatore, la Milita, che è stato girato credo, in parte a Trieste, ma insomma è stato che non si ambienta a Trieste, no? Che non si ambienta a Trieste. E sarà curioso anche vedere, perché mi hanno raccontato di certe scene con un cancello messo ad arte in Largo Panfili. Ma insomma il cinema è anche questo, arte del possibile a tutti i livelli. Allora ricordiamo gli appuntamenti con il Festival di Fantascienza, sì. Da oggi a domenica. Da oggi a domenica alla Sala Trikovic, cominciamo subito fortissimo questa sera con un film che si intitola Looper, con Bruce Willis protagonista di una storia di viaggi nel tempo, finale domenica con la cerimonia di premiazione dei nostri concorrenti
concorsi internazionali. Il film di chiusura sarà un film d'autore, cioè Holly Motors di Leo Carax, e in mezzo ci saranno 10 film in concorso, presentati quasi tutti in sala da registi, sceneggiatori, produttori che saranno con noi per incontrare il nostro pubblico. Anche una giornata al Teatro Miela, mi piace ricordarlo, il giorno 7 sarà interamente dedicata alla produzione italiana e si intitolerà Spazio Italia. Ok, grazie Daniele Terzoli, presidente della Cappella Underground, buon lavoro. Grazie. E noi ci vediamo dopo, buon proseguimento.